Io credo che la scuola e la possibilità di avere esperienze formative come quella che accade qui all'Istituto Comprensivo di Lago Negro, grazie a questo scambio Erasmus, che naturalmente è uno scambio che vede oggi gli insegnanti della Repubblica Ceca in Italia e vedrà poi i nostri da Lago Negro nel loro paese di origine, può essere soltanto uno stimolo importante per migliorare la qualità dell'offerta dei nostri insegnanti nei confronti dei ragazzi. Quindi sono assolutamente soddisfatta che questo possa avvenire nonostante la pandemia e quindi con tutte le cautele del caso nella nostra Lago Negro, e soprattutto molto orgogliosa di come riusciamo poi ad essere vicini e ad accogliere per implementare queste esperienze. Sindaco, questo gruppo di insegnanti sta anche visitando Lago Negro. Non è facile in una giornata o in pochi giorni visitare tutto il paese. Se dovesse consigliare un posto, un luogo che assolutamente non devono mancare, e quale mettiamo in campo in questo momento? Mi vengono in mente però almeno tre luoghi del cuore per ciò che riguarda Lago Negro, ed è sicuramente il castello con la chiesa di San Nicola, è sicuramente la stazione ed è sicuramente l'Audemio. Questi sono i tre posti che oggi chi viene a Lago Negro non può ignorare. Naturalmente una passeggiata nelle frescure del Parco Giada diventa importante, ma secondo me avere l'impatto con questa comunità così accogliente sarà senz'altro un fatto positivo anche per loro. Oggi qui nella sala consiliare del Comune di Lago Negro abbiamo accolto alcuni docenti, il preside di una scuola cieca, in visita all'Istituto Comprensivo. E abbiamo ritenuto di doverli accogliere nella sala più bella che abbiamo qui in comune per questo scambio culturale che riteniamo fondamentale in questa Europa sempre più unita, e anche per conoscere realtà diverse dalle nostre, per avere proprio uno scambio, un'interazione oltre che culturale proprio a livello scolastico. E quindi siamo davvero davvero molto felici, ringraziamo la scuola per aver fatto un ottimo progetto e per aver portato questa realtà qui a Lago Negro. Quanto sono importanti questi gemellaggi, questi incontri? Ma questi gemellaggi io ritengo che siano fondamentali, soprattutto per i nostri bambini, per arricchire la loro visione del mondo, per far conoscere altre culture diverse dalle nostre, e ritengo sia davvero davvero fondamentale. Allora, in realtà questa esperienza è un progetto europeo, si chiama Progetto Erasmus. Le scuole fanno la loro candidatura, inoltrano la loro candidatura alla Commissione europea, che poi deve essere valutata e approvata. Non è facile avere l'approvazione. Il progetto è molto dettagliato, deve essere scritto in lingua inglese e deve essere soprattutto sostenibile. Cosa prevede? Prevede che ci siano le mobilità tra le scuole, i docenti delle scuole che si uniscono in questo progetto devono farsi visita e devono osservare come si lavora nella scuola dove si è ospiti. Questo si chiama in inglese job shadowing, cioè lavoro ombra. Loro lavorano insieme a noi ma in ombra, cioè guardano come lavoriamo noi e poi e fanno vedere come lavorano loro. Quindi è un progetto biennale. Scade quando scade? Nel 2023 il nostro. Questa è stata la prima mobilità in entrata che stiamo facendo dalla Repubblica Ceca. La nostra prima mobilità in uscita dovrebbe essere in Danimarca ad agosto e poi ricambieremo anche la visita ai colleghi cechi. Intanto aspettiamo le scuole spagnole, una scuola portoghese, una scuola inglese, una scuola danese. È una scuola slovacca che in realtà non è nel nostro progetto, però ci hanno inserito nel loro progetto e arriveranno fra pochi giorni, il 14 giugno, ospiteremo anche la scuola slovacca. Secondo me è un'occasione soprattutto per noi,
per aprirci a un nuovo modo di vedere le cose, a diventare cittadini europei veramente, non solo sulla carta, no? Per farci conoscere, perché no? Anche per dare un rilancio alla nostra comunità. Questo poi ricade, ha tutta una ricaduta positiva, sia in termini economici, culturali. Credo che sia, però sta andando bene, è la prima esperienza per la scuola di Lago Negro questa, ma ce ne saranno altre sicuramente. No, io volevo solamente dire che sono stata coinvolta in questa esperienza dalla professoressa De Filippo, che è un tornado, e la mia prima esperienza, non ho mai fatto l'Erasmus, per cui questo è il primo giorno di accoglienza che facciamo ai nostri colleghi della Repubblica Ceca. Speriamo che andrà tutto bene, loro rimarranno fino a venerdì, per cui cercheremo di far conoscere le nostre realtà. Sì, è fondamentale anche lo scambio di metodologie didattiche tra noi e loro, quindi oggi per esempio abbiamo fatto le prime attività laboratoriali, insomma, insieme, quindi vedere cosa fanno loro, cosa facciamo noi, quindi sicuramente un modo per arricchirci. Poi è sicuramente un momento che ha un significato simbolico rilevante, perché sembra che stiamo ripartendo, quindi anche questa visita acquisisce un significato particolare in questo contesto che stiamo vivendo, quindi è sicuramente una bella iniziativa. Sì, a proposito di scambi di esperienze con il collega, abbiamo scoperto di insegnare le stesse discipline, quindi avremo modo di, lui insegna biologia come me che insegno scienze, e quindi avremo modo di scambiare molto, spero, e di apprendere noi e poter dare qualche contributo anche noi a loro, quindi ci scambieremo un po' di tutto. Grazie. La materia che insegna? The subject you teach and the reason you are here. Good morning, hello, I am a primary teacher, my name is Lucia and I am very happy that I am here and I enjoy this project so much. Hello, I'm Mirka. I teach Czech language and Spanish language, and I'm happy to be here to get more experiences. Hello, I am Mila. I am primary teach, and I love this tower. Milena. Hello, I am Karel. I'm the principal of the school. Yeah, I teach biology and geography. I'm very happy that we are here. It's a very good experience for us, for our teachers, and we hope we enjoy it. We are very happy. It's a very pleasure. Thank you. Una domanda conclusiva, ma tutti i presidi della sua nazione sono così giovani come lei? Other head teachers are so young as you, in usually, which is the average? 40. Sì, la media di 40 anni. Our town. Is it similar to yours or not? It's not similar, yeah. It's different, yeah. It's a very nice city, and we are happy. And we are happy that we can be here, yeah. Siamo davvero felici di essere qui oggi. Qual è la cosa che l'ha colpita di più in questi primi momenti? Which is the first thing that hit you, no? The first thing different that you noticed? Maybe the architecture of the city? Architecture of the architecture of the city, yes. Yes, do you have
small houses or a palace? Or we have in our village we have small houses. Loro yeah. hanno solo case piccole nel yeah. loro villaggio. Not so many churches. Non hanno tante chiese. La cosa che l'ha colpito. Visiterete anche altri paesi sì. vicini, tipo Maratea? Yes, questo pomeriggio noi andremo sulla costa di Maratea e il giorno della festa della Repubblica andremo a Matera e poi staranno una messa giornata a Rivello perché fa parte della nostra scuola, del nostro comprensivo. Sì, li portiamo in giro. Grazie a lei. Allora, siamo felici oggi di accogliere qui nella nostra cittadina questi docenti che arrivano dalla Repubblica Ceca e che stanno facendo uno scambio con il nostro istituto comprensivo. Quindi ve li presentiamo, il preside. Hello, my name is Karel. Le docenti. Hello, I'm Mirka. Hello, my name is Lucia. Hello, I'm Joanna. Okay. Il progetto è curato dai professori dell'istituto comprensivo. Progetto Erasmus. Prego. E che è un progetto che prevede uno scambio tra scuole in tutta Europa. I docenti si muovono in mobilità e vanno a visitare le altre scuole, capire il loro sistema educativo e fare confronti col nostro sistema educativo. Serve anche per introdurre nuove metodologie, per capire come si lavora in Europa, per farci conoscere. Questo poi ha una ricaduta ovviamente sugli studenti perché ci saranno nuovi approcci, nuovi metodi di lavoro, nuove idee, impulsi nuovi alla didattica e quindi questo è il fine. E di acquisire soprattutto l'idea della cittadinanza europea, non più la semplice cittadinanza italiana, ma la consapevolezza di essere cittadini europei. Quindi la professoressa Maria Rita De Filippo, il professor Pasquale di Napoli e la professoressa Marcella Franchino. Lascio la parola alla sindaca. Che in realtà aveva già augurato il benvenuto a questo corpo docente e che soprattutto ci auguriamo che questo sia l'inizio di un proficuo scambio che si possa avere le basi oggi e poi implementare nel futuro una solida collaborazione. Immagino che anche voi andrete poi in sì. Erasmus presso sì, di loro. Sì. Okay. Noi prevediamo di andare nella Repubblica Ceca per la primavera prossima. Ah, benissimo, benissimo. Quindi loro si tratterranno qui in Italia fino a venerdì. E che tipo di attività voi avete? Allora, questa mattina loro hanno visitato tutta la scuola, anche okay. la primaria, la scuola dell'infanzia, e loro hanno fatto un'ora di laboratorio col professore di Napoli sulla stampante 3D, okay. su un robot. Domani loro faranno una dimostrazione della loro, ci faranno vedere la loro scuola, un video okay. e faremo anche loro con loro un'altra attività laboratoriale di scienze. E in questo, chiedo scusa, ma sono molto curiosa, chissà se puoi tradurre per loro quello che è, okay. sono molto curiosa di capire come è la loro diretta esperienza nei confronti dei ragazzi, perché loro poi vedranno i ragazzi essenzialmente, sì, sì. quindi l'interazione con i ragazzi, come si svolgerà? How do you think you manage the relationship with the kids? Do you think you have a problem with the language? Or what do you want to do with our kids tomorrow? What do you imagine? We'd like to present our school, what we are doing in our school, some facts about Czech Republic, and we prepare some quiz, yeah, yeah. For the students, yeah, we've got some gifts for the students, for the teachers, so we hope that they enjoy it. Okay. Yeah. E quindi in realtà all'interno di questa iniziativa voi immaginate anche uno scambio tra programmi che vengono. Do you think the school's program could have a new
after this exchange, do you think that also your program at the school could change after this experience? Yes, of course, because everything can be inspiration for us. È un'ispirazione, fonte di ispirazione per noi. So we are happy that we are here because this inspiration we hope that we can find also here, and we hope that this is not our last visit. Certo, questo è lo scopo per cui siamo venuti. Yeah, we hope to welcome you very soon in the Czech Republic. Yes, thank you. E quali differenze hanno potuto notare così nell'immediato? Have you noticed the first differences between our school and your school? The students in the students in the third A are more adult than our school, more older than in our school. I ragazzi di terza sono molto più grandi di loro perché loro contano gli anni. 1, 2, 3, 4, quindi il nostro terzo anno is the 8th year for you or the 9th year? 9 year. E loro non hanno. We've got 3 years in kindergarten and 9 years in school. 3 anni nella scuola dell'infanzia. Loro contabilizzano anche la scuola dell'infanzia. Questo è importante. È parte del curriculum scolastico. Ma così è in realtà così è in tutta Europa, solo in Italia è diverso. Così è in tutta Europa. Forse pure in America. Sì, sì, anche in America. Così è in tutta Europa e anche solo in Italia è diverso. Only in Italy is different. In Inghilterra guida a sinistra, noi naturalmente ci differenziamo. Gli anni sono due, facciamo 5 alle superiori, 5 più 3. Then they have 5 years at high school. After the secondary school of first grade, there are another 5 years of high school. Yeah. Okay. So they finish at 18-19. Ok. Forse loro prima, no? Forse loro prima. At what age do your students finish? At 15, and after 15 they are going to high school here for 3 or 4 years, so they end about 18-19, and after that they can go to university. The same for us. But it's the same. Bene, noi sì. Consegniamo il preside Gagliardelli, il nostro ente. Grazie. Grazie a voi. Speriamo che il paese vi piaccia e che possa quindi in qualche modo richiamarvi al di fuori della scuola. Beh, venite a trovarci ancora. Grazie. Thank you very much. I'm very happy. Però poi dopo vogliamo anche la nostra presidente del consiglio. Assolutamente. Ok. Ci devi scusare, Maria. No, scherzi, assolutamente. È un piacere proprio. È importantissimo. Ok. Qualcuno può fare, ma sono grazie. Vorremmo rifare la foto con la presidente. Lei perché noi abbiamo vieni più forse più siamo davanti Again. Ok.
se vi... questa sala consigliata, ma abbiamo... Ecco. Questa idea è magnifica. Perché capito così forse riusciamo ad esserci, ok? Allora, un attimo, esatto, ne facciamo un paio con la telecamera e poi ne faccio un paio. Un attimo solo. Un po' di pazienza, però serve ad immortalare questo momento. Un attimo solo. E ora ne facciamo con WhatsApp, così va più veloce. Attenzione, attenzione. Ne facciamo un'altra per sicurezza. Sì, sicurezza. Il comandante pure. Comandante. Perché il comandante oggi è l'ultimo giorno. Sono in pensione. Ah, sì. Ce l'hai giocato di città in questa Attenzione. Attenzione, guardate, attenzione. Benissimo. Ciao Marco. Ok. Ok, grazie. Thank you very much for the presence. Yeah. Very, very happy here. Yeah, program is perfect. Yeah. A very pleasure. Thank you very much. Thank you to you. Welcome. Thank you. Ah, assolutamente.